Oggi ci terriamo a Pietrasanta, in Toscana. Pietrasanta è davvero un bel comune, pieno di arte, di storia e per fortuna, per la prima volta in questo viaggio, è una città in pianura. Questo è il Duomo di Pietrasanta. Entriamo a vederlo. Il Duomo è del XIV secolo ed è stato costruito sopra ad un'altra chiesa, si pensa, dedicata a San Martino. Questo è il campanile chiamato di mattoni, simbolo storico della città, alto circa 60 braccia, tipo 36 metri. Al lato della piazza principale c'è il Museo dei Bozzetti, ma oggi, essendo domenica, è chiuso. Allora, questa è la chiesa dove c'è il Museo dei Bozzetti. Entriamo. A me sembra una chiesa sconsacrata. Allora, in realtà mi sono informata. Questa è la chiesa di Sant'Agostino. Le funzioni non vengono più fatte in questa chiesa e vengono fatte in Duomo. Vi avevo detto che il Museo dei Bozzetti di domenica era chiuso e invece apre semplicemente alle 19. E guardate qua, abbiamo la Eva di Botero e chiaramente anche l'Adamo. Pietrasanta, ci sono molte mostre, tra l'antico e il moderno. Questo è un omaggio a Picasso, che si trova appunto nelle strade di Pietrasanta. Pietrasanta è arte, in tutte le sue sfaccettature, anche in quella della cucina. Insomma, se siete degli appassionati d'arte, di cibo, di musica e di posti belli, dovete assolutamente venire a visitare Pietrasanta. E dopo esserci riempiti gli occhi d'arte, è arrivato il momento di riempirci la pancia in un locale molto carino chiamato Proibito. E a noi questo nome piace molto. E tornando al camper, incontriamo la chiesa di Sant'Antonio e San Biagio con questi magnifici affreschi di Ferdinando Botero. E così finisce la nostra visita a Pietrasanta. Ed agiterrando è tutto. Al prossimo video!